Traffico internazionale di auto rubate e clonate catturato un latitante dopo 4 anni. Sono stati gli agenti del compartimento Polstrada, Campania e Molise a trarre in arresto Rosario De Matteis. Il 45enne, latitante dal settembre del 2011, era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione dedita al riciclaggio internazionale di veicoli rubati e ricettazione. Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria della Polstrada partenopea hanno rintracciato il latitante all'interno di un garage di Casoria dopo una lunga serie di appostamenti. L'uomo, elemento di spicco di un gruppo criminale operante tra l'Italia e la Germania, è stato trovato in possesso di una Range Rover con telaio contraffatto, vettura pronta ad essere immessa sul mercato illegale. Sotto chiave anche documenti di circolazione contraffatti ed un supporto magnetico sul quale sono stati estrapolati numerosi file riconducibili ad altri veicoli riciclati. Sebbene irreperibile e braccato dalle forze dell'ordine, l'uomo svolgeva la sua attività illecita soprattutto oltralpe, dove ad agosto aveva venduto un Audi Q3, vettura sequestrata qualche giorno dopo dalla polizia tedesca.